professore, docente scolastico Giorgio Matteucci, il suo intervento sulla scuola 4.0, l'attacco alle TV digitali. Matteucci, laureato in filosofia, e insegna in una scuola superiore di Lucca. Grazie. Sono contento, si fa per dire, di parlare di scuola, perché la scuola è un po' il ganglio fondamentale per modificare la società. È dalla scuola, quindi dai bambini, che chi vuole traghettare la società umana nel nuovo mondo digitale deve partire. Quindi forse anche noi, se vogliamo stoppare o mettere un po' di sabbia negli ingranaggi della scuola, che bisognerebbe partire. Comunque, la pandemia, ci dicono che è finita, gli vogliamo credere, e ha partorito però il PNRR, e a sua volta il PNRR ha partorito il piano scuola 4.0, che è uno dei tanti nipotini della pandemia. Ma la genealogia di questa scuola 4.0 è ovviamente molto più antica. Insomma, cercherò un po' di ricostruirne alcuni aspetti per chiarire la natura. E comincerei ovviamente dal Parlamento europeo, dall'Unione Europea, che già appunto nel 2010, al punto 23 della nuova agenda europea del digitale, raccomandava di introdurre il concetto di alfabetizzazione digitale nei sistemi di istruzione a partire già dai 3-5 anni, quindi nel livello preelementare. Bambini non alfabetizzati, si può dire, ma già lì è necessario, secondo il Parlamento europeo, alfabetizzarli in senso digitale, con l'obiettivo di formare dei filosofi, no, non dei filosofi, non dei cittadini, neanche dei consumatori, ma degli utenti, quindi consumatori in regime di monopolio. Comincia da quel momento, dal 2010, in tutti gli Stati membri un processo di digitalizzazione forzata delle scuole, e in tutti i paesi, Germania, Francia, ovviamente anche in Italia, processo che è accompagnato da una comune propaganda, da una comune narrativa che si basa su alcuni punti. Il mito del siamo indietro, tutti gli stati avevano il terrore di essere indietro, erano indietro, per cui se ogni stato era indietro non si capiva bene rispetto a chi si era indietro. Poi in realtà abbiamo capito, secondo un po', ma abbiamo capito che eravamo indietro alla Cina. E poi altri miti come il divario digitale che andava colmato, chi critica la scuola digitale è un retrogrado, e poi l'argomentazione centrale è necessario digitalizzare l'istruzione perché questo è il futuro. In Italia comincia il piano nazionale scuola digitale nel 2007, no? Prende forma nel 2007, poi ha due grandi impulsi nel 2012, guarda caso con il governo Monti, evidentemente l'austerity era per gli insegnanti e per i cittadini, ma non per le aziende che producono EdTech, educazione digitale. E poi nel 2015 con il governo Renzi. Curiosamente questi piani di finanziamento del piano nazionale scuola digitale arrivavano proprio al 2020, quando comincia poi la pandemia. E nel frattempo che cosa succede alle prestazioni scolastiche degli studenti? Allora, in sintesi succede questo, che dal 2012 al 2018 le prestazioni degli studenti in tutti gli 80 paesi dell'area OCSE crolla ai livelli, qui c'è scritto del 2006, la media del 2006, però in realtà nei paesi più industrializzati addirittura torna indietro di 15-20 anni, prima del 2000, per cui in 6 anni, in 8-6 anni si torna indietro di 20 anni a livello di prestazioni scolastiche.
ci sono alcuni casi, esempi significativi, adesso non so se leggete i numeri, ho provato a mettere in grassetto alcuni numeri, quelli del 2018, quelli del 2018, del 2012 e nelle prime rilevazioni, che cambiano perché la lettura è stata messa prima, poi matematica e scienze. Per cui in Germania nel 2018 le prestazioni scolastiche sono inferiori alle prime rilevazioni, in lettura che torna indietro al 2012. In Francia le prestazioni scolastiche del 2018 in tutte le aree sono inferiori alle prime rilevazioni. Svizzera, le rilevazioni del 2018 inferiori alle prime rilevazioni, stesso per l'Italia tranne che per la matematica. Finlandia e Svezia, due miti della scuola, nel 2018 le prestazioni sono inferiori alle prime rilevazioni, Svezia uguale, Australia e Canada stessa situazione, 18 sempre inferiore al 2000 e alle altre prime rilevazioni, Canada, Giappone e Hong Kong, cioè i paesi più industrializzati, i paesi che hanno investito maggiormente in digitalizzazione, hanno visto i cali più drammatici nelle prestazioni dei loro studenti. Questo lo dice proprio anche l'OCSE. Le risorse investite nelle TIC per l'istruzione non sono legate al miglioramento dei risultati degli studenti. Nei paesi in cui è meno comune per gli studenti utilizzare internet a scuola per i compiti, le prestazioni degli studenti in lettura sono migliorate più rapidamente. I livelli di utilizzo del computer al di sopra dell'attuale media OCSE sono associati a risultati significativamente inferiori. Sempre l'OCSE. I paesi che hanno fatto investimenti significativi nelle tecnologie e nell'istruzione non hanno visto alcun miglioramento notevole nelle prestazioni. Uno studio indipendente che analizza le analisi OCSE PISA, le capacità di lettura e di calcolo dei soggetti che stanno al computer più volte a settimana sono decisamente peggiori, e lo stesso vale per l'internet a scuola. E così via, se volete li leggiamo. Concludo con l'indagine conoscitiva del Senato fatta pubblicata insomma il 9 giugno 2021, dove si conclude in sintesi: più la scuola e lo studio si digitalizzano, più calano le competenze degli studenti e anche i loro redditi futuri. Allora, se noi vivessimo insomma in una società, no, come si proclama, così, fondata sulla scienza, che proclama la propria fede per la scienza, l'ipotesi che la digitalizzazione della scuola porti a dei benefici agli studenti, a questo punto sarebbe stata rigettata in tronco, no? Il problema è che in realtà noi viviamo in una società che proclama la propria fede nella scienza, ma che in realtà è fedele al progresso tecnologico, che è una cosa diversa. Il progresso tecnologico muove interessi economici, a volte la scienza no. Allora, esattamente un anno prima dello scoppio appunto della dichiarazione della pandemia, OlonIQ, che è un'azienda leader che si occupa di analisi di mercato nel settore dell'educazione digitale, aveva organizzato a Londra una conferenza sull'istruzione globale. I risultati di questo incontro si trovano in un paper, Global Education Outlook 2019, e qui si dice che il settore dell'istruzione è gravemente sotto digitalizzato. Che è sotto digitalizzato, anche qui viene da chiedersi: ma è sotto digitalizzato rispetto a quali standard? E questo soprattutto in Europa, dicono, a causa di scarsi finanziamenti pubblici e instabilità politica.
La Cina invece ha fatto passi avanti in questo settore e stava superando gli Stati Uniti nel settore dell'educazione tecnologica. Il motivo per cui la Cina stava progredendo così velocemente nel settore delle tecnologie educative dipendeva da due fondamentali motivi. Queste aziende in Cina ricevono fondi illimitati dalle aziende, dallo Stato, e poi non esiste praticamente una normativa sulla privacy. Ecco, in quel paper poi c'è una frase, c'è un brano particolarmente significativo di Maria Spies, la cofondatrice e CEO della società, che dichiara: a poco, poi all'improvviso. È così che ci aspettiamo che l'adozione della tecnologia educativa cambi fino al 2025. Stimiamo che la velocità della digitalizzazione nell'istruzione supererà quella dell'assistenza sanitaria, alimentando una crescita esplosiva dell'intelligenza artificiale, con Cina, Stati Uniti e India che assumono un ruolo guida nell'innovazione. Per cui a poco, poi all'improvviso, ed eravamo a un anno prima della dichiarazione dello stato di pandemia. Quindi viene dichiarato lo stato di pandemia e una manciata di giorni dopo, il 4 febbraio 2020, il Dipartimento dell'Istruzione del Governo degli Stati Uniti pubblica la proposta di un nuovo regolamento per la formazione a distanza e l'innovazione. Poco dopo, il 24 marzo 2020, sempre, quindi la prima fase della pandemia, viene approvato un disegno di legge, il CARES Act, e lo scopo di questi regolamenti e di questi disegni di legge fondamentalmente era quello di deregolamentare l'introduzione di tecnologie digitali nelle scuole, nonché il riorientamento di tutti i finanziamenti al settore delle aziende edtech. Quindi se fino a quel momento ogni nuova tecnologia digitale doveva seguire dei rigidi iter burocratici per entrare nelle scuole, nelle classi, da quel momento in poi ogni azienda tecnologica potrà introdurre nelle scuole fondamentalmente quello che ritiene giusto. E ovviamente non si tratta di regolamenti e leggi emergenziali, ma sono lì per rimanere, cioè diventano strutturali. Da quel momento in poi ogni azienda tecnologica può introdurre fondamentalmente quello che vuole a scuola. Negli Stati Uniti, ma la stessa cosa poi col piano 4.0 succede in Italia. Comunque, per rimanere ancora negli Stati Uniti, il 7 maggio 2020, in piena pandemia, il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha una riunione con Eric Smith, che è il maggiore azionista di Alphabet, e con Bill Gates della Fondazione Gates. Esattamente il giorno prima, il 6 maggio, Eric Smith aveva dichiarato fallito un progetto di Smart City a Toronto, che andava avanti da qualche anno, e questo perché i cittadini si stavano ribellando al concetto di smart city e fondamentalmente si ribellavano all'idea che il sindaco venisse sostituito da un algoritmo prodotto da Google. Comunque in quella riunione ha per tema la ricostruzione della città di New York da internet in su. Questo era un po' il titolo della riunione, da internet in su, quindi il concetto di smart city. E molte parole sono dedicate alla scuola. Dice Cuomo, il governatore, perché investire in scuole di mattoni e malta? Se grazie alla pandemia e al lockdown abbiamo scoperto le infinite possibilità della didattica a distanza e di decine di altre possibili applicazioni delle tecnologie digitali educative. Le scuole di mattoni e malta sono un residuo della scuola. Vanno totalmente sostituite. In particolare la Fondazione Gates ha affidato il ruolo di reimmaginare l'istruzione, Reimagine Instruction si chiama il suo progetto. Ora, marginalmente ricordo che la Fondazione Gates è l'ente che negli ultimi 20 anni ha maggiormente finanziato e influenzato l'istruzione pubblica negli Stati Uniti, tanto che lì si parla di una riforma keynesiana dell'istruzione.
una riforma che sembra avere come sua essenza la raccolta dei dati in ultima analisi, dato che qualche analista ha detto, parlando di questo interesse di Gates per l'istruzione, che se i dati sono il nuovo petrolio, le scuole sono il nuovo Texas. Ora, eravamo a maggio, in contemporanea, anzi un pochino prima, in Italia, Conte chiama Vittorio Colao, uomo Verizon, Vodafone, e si gettano le basi del PNRR per l'Italia. E questi due eventi, l'incontro a New York e la chiamata di Vittorio Colao in Italia, sono praticamente contemporanei. Quindi siamo ad aprile, sempre del primo anno di pandemia, e nel paper di aprile di questa azienda di Oron IQ si registra questo commento: è stato un periodo straordinario per tutti noi, erano i primi 4 mesi di pandemia ad aprile, non importa dove vivi nel mondo, penso per tutti noi sia stato un periodo straordinario. La maggior parte dei governi di tutto il mondo ha temporaneamente chiuso le istituzioni educative basate sui campus nel tentativo di contenere la diffusione della pandemia. Il 2020 ha consegnato 3 miliardi di dollari di Global EdTech Venture Capital, quasi il 10% del totale dei decenni precedenti, solo nel primo trimestre del nuovo decennio. Per cui questo è il boom, no, che si era aspettata Maria Spies l'anno prima, l'esplosione, no, di cui parlava sempre Onicu. Allora, passa ancora qualche tempo, poi in Italia si insedia il governo Draghi, ministro dell'istruzione diventa Patrizio Bianchi, che era direttore di una fondazione di intelligenza artificiale e Big Data. Viene elaborato il piano scuola 4.0, che in perfetta analogia con il CARES Act negli Stati Uniti, prevede una valanga di soldi da ridistribuire alle aziende che producono programmi di apprendimento basati su intelligenza artificiale e realtà aumentata. Ora, nel piano mi vorrei così soffermare su un concetto che viene citato varie volte, che è il concetto di on-life, questo, che è un concetto che è stato partorito già diversi anni fa da un filosofo, Luciano Floridi, un filosofo poi oltretutto qui di Roma, che insegna a Oxford, che collabora da tanto tempo con l'Unione Europea. E per cui questo on-life indica che la distinzione tra online e offline andrà eliminata. La dimensione nella quale siamo destinati a vivere sarà un perenne on-life, cioè la società umana sarà come quelle delle mangrovie, dice questo filosofo. Le mangrovie sono piante che possono vivere solo in una dimensione ibrida di acqua salata e acqua dolce, per cui anche noi potremmo vivere solo in questa dimensione ibrida di analogico e digitale, senza una soluzione di continuità. Per cui il senso del piano scuola 4.0 non è nient'altro che preparare le nuove generazioni alla nuova società ibrida, alla nuova normalità. Per esempio, si fanno ancora adesso le gite online nelle scuole, e giustamente per preparare i bambini al passo successivo, che sarà la gita, insomma, la Cappella Sistina del metaverso, stando nei container. Io insegno in un container. In questa situazione l'aspetto tragicomico e patetico è che noi insegnanti veniamo trasformati in lobbisti per le aziende tecnologiche e dobbiamo svolgere due funzioni molto importanti. La prima è quella di fidelizzare fin dall'infanzia le nuove generazioni a marchi come Google, Microsoft, Samsung, Toshiba, Meta, e seconda funzione che abbiamo è quella di abituare i bambini, perché ormai alcuni strumenti sono presenti non solo alle elementari ma anche alla materna, di abituarli il più presto possibile a sistemi di sorveglianza tanto pervasivi quanto discreti e familiari, come il registro elettronico, le app di Google per il momento. Ora, una riflessione
riflessioni sul progresso tecnologico, che non è la scienza, si diceva prima. Il progresso tecnologico, lo sviluppo tecnologico ha sempre avuto come conseguenza delle importanti modificazioni anatomiche sull'uomo. Quando gli australopiteco avevano cominciato ad utilizzare i primi ciottoli scheggiati, nel corso del tempo i denti hanno cominciato a diventare più piccoli. Poi è stato scoperto il fuoco e lo stomaco si è ristretto perché il fuoco ha cominciato a svolgere la funzione, una parte della funzione digestiva. E poi gli strumenti per l'agricoltura, gli animali hanno semplificato il lavoro nei campi, i muscoli sono diventati meno forti, no? Diciamo una scommessa su chi vince fra un agricoltore del Neolitico e un ingegnere della Silicon Valley a braccio di ferro. Ora però lo sviluppo tecnologico ha portato all'intelligenza artificiale, per cui si stanno sostituendo pezzo per pezzo tutte quelle funzioni relative alla nostra intelligenza. Poi aggiungiamoci che lo sviluppo tecnologico è proceduto lentissimamente nel corso dei millenni, le modificazioni anatomiche sono state lentissime. Oggi invece il progresso tecnologico è velocissimo e anche queste modificazioni anatomiche cominciano a essere piuttosto rapide, per cui gli studi di neuroscienza già mostrano delle riduzioni nella corteccia cerebrale. Per la prima volta dal 2000 l'effetto Flynn si è invertito, per cui per la prima volta dal 2000 le generazioni sono sistematicamente meno intelligenti, hanno un quoziente intellettivo più basso delle generazioni precedenti. Quindi per concludere, dopo quasi 20 anni o 15 anni di digitalizzazione della scuola, gli studenti hanno abbassato le proprie competenze scolastiche e accademiche, secondo i dati OCSE-PISA, rispetto ai loro coetanei del passato leggono e capiscono meno quello che leggono, e lo dicono degli studi transgenerazionali di psicologia, stanno diventando meno intelligenti, lo dicono gli studi sull'effetto Flynn, si sta riducendo il volume di alcune aree encefaliche, studi di neuroscienze, saranno soggetti ad Alzheimer, perché alcune di queste parti del cervello sono quelle che si deteriorano nell'Alzheimer, per cui l'ippocampo, che svolge la funzione di orientamento spaziale, viene sostituito dal navigatore e diventerà obsoleto il nostro ippocampo, o lo sta già diventando. Sono aumentati i casi di disturbi del comportamento, crescono in maniera esponenziale i disturbi di miopia ed esotropia concomitante acuta agli occhi, eccetera eccetera eccetera. C'è da sperare che l'intelligenza artificiale veramente a questo punto sostituisca l'essere umano e che veramente ci sia un'ibridazione uomo-macchina, perché se siamo così non ce la faremo ad andare avanti. Insomma, ecco, io in realtà alla fine mi viene da dire che chi sta portando avanti questo piano scuola 4.0 si stia macchiando di un crimine contro l'umanità, a cui darei il nome provvisorio di strage educativa.